I provvedimenti sono stati emessi anche sulla base delle dichiarazioni del pentito Salvatore Cansemi. Palermo, 22 luglio 94. Rosaria Basile, la moglie del collaboratore, i bambini sono da alcuni giorni nascosti in una località segreta e sottoposti al programma di protezione insieme a Scarantino. I familiari di Scarantino denunciano torture a Enzo per farlo confessare. Giuseppa De Risi, 60 anni, madre del killer pentito, dice: mio figlio è stato massacrato di botte dalla polizia. Di notte gli buttavano l'acqua gelata al torso. Portava la taglia 58, adesso alla 44. Lucia Messineo, 55 anni, la suocera e madre di Rosaria Basile, aggiunse: per convincerlo a parlare, il questore, andando alla barbiera, gli ha detto che aveva AIDS e che mia figlia lo aveva tradito. Milano, 25 luglio 94. Salvatore Sciascia si costituisce e ammette di aver versato tangenti alla Guardia di Finanza per proteggere da possibili indagini fiscali tre società del gruppo. Mediolanum Assicurazioni, Videotime e Mondadori. I soldi per i tangenti, però, dice Sciascia, non gli venivano passati da Silvio Berlusconi, bensì da suo fratello Paolo. Sciascia respinge invece l'accusa di aver corrotto le fiamme gialle per evitare indagini sulla reale proprietà di Terpion. Milano, 26 luglio 94. Mandato di custodia per Paolo Berlusconi, che scompare. Il fratello del Presidente del Consiglio è latitante. Milano, 30 luglio 94. Paolo Berlusconi si costituisce e ottiene subito gli arresti domiciliari. Prima nel suo appartamento milanese, poi in una delle ville del fratello Silvio in Sardegna. Roma, 25 ottobre 94. Cesare Previti propone di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta per chiudere Tangentopoli. Secondo Previti, questa commissione servirebbe a concludere il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Il coordinatore di Forza Italia disse chiaramente che una soluzione di questo tipo sarebbe conveniente anche per il PDS, coinvolto in Tangentopoli con le cooperative rosse. Negli stessi giorni i carabinieri, i cui vertici rispondono proprio al ministro della difesa Previti, ricevono ordine di indagare su presunte tangenti del PDS. Il presidente Scalfaro respinge la proposta di Previti, li ammonisce: giù le mani dai giudici di Mani Pulite. Roma, 7 novembre 94. A Umberto Bossi, che gli propone un governo delle regole con tutti i partiti tranne Alleanza Nazionale e Fondazione Comunista, Berlusconi risponde picche: o questo governo o elezione. Roma, 17 novembre 94. Previti esclude i Bartoni tra i partiti della maggioranza, ciò che il voto unito non si divide, l'alleanza con AN non si tocca, a costo di elezioni anticipate. Roma, 17 novembre 94. Il ministro dell'interno Roberto Maroni accusa Berlusconi e i falchi della maggioranza di fomentare lo scontro sociale a scopi politici, di cercare una risposta nelle piazze per provocare l'incidente. È un duro colpo inferto dalla Lega alla stabilità della coalizione di governo. Milano, 22 novembre 94. Il Corriere della Sera pubblica in prima pagina uno scoop dei suoi inviati giudiziari Goffredo Bussini e Gianluca Di Feo. Berlusconi è iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano con l'accusa di concorso in corruzione per mazzette alla Guardia di Finanza pagate da Mondadori. Mediolanum e Videotime. Nel pomeriggio del Palazzo di Giustizia di Milano parte anche un avviso di garanzia con mandato di comparizione. Napoli, 22 novembre 94. Berlusconi, che si trova a Napoli per una conferenza internazionale sulla criminalità, replica con una videocassetta di 8 minuti consegnata in serata a tutte le reti televisive.
Non mi dimetto e non mi dimetterò, disse il Presidente del Consiglio, senza un chiaro voto delle Camere. Quanto alla vicenda giudiziaria assicura, naturalmente non ho mai corrotto nessuno. Le Trinity Fini Invest trasmettono la cassetta integralmente. I telegiornali della Rai propongono una sintesi. Gli alleati di governo si dividono per l'ennesima volta. Fini si dichiara solidale con i Cavalieri. Bossi invece lo definisce ormai politicamente morto. Roma, 24 novembre 1994. La Procura di Roma conferma che il Cavaliere è indagato nella capitale per presunte pressioni sui vertici della Rai al fine di favorire le reti della Fininvest. La Corte Costituzionale bozza parte della legge Mammì sull'assetto radio-televisivo perché la norma non garantirebbe il pluralismo dell'informazione. Tutta la questione dell'assetto radio-televisivo dovrà essere riaffrontata. Per Berlusconi è la terza batosta in pochi giorni dopo quella elettorale e quella giudiziaria. Così si fabbrica un pentito. Primi indizi del depistaggio. Gennaio 95 e dicembre 99. Cibo scarso e con i vermi. Tentativi di intimidazione attraverso punture con un misterioso liquido che contiene il virus dell'AIDS. Minacce di morte tramite impiccagione, divieto di lavarsi e di dormire, secchi d'acqua gelida lanciati addosso, ma anche promesse di denaro, 200 milioni in cambio del falso pentimento. Sono le pressioni che sarebbero state utilizzate per strappare una confessione impossibile, trasformare un piccolo manovale di Borgata nel teste chiave della strage di Via D'Amelio e consegnare alla giustizia un pentito decisivo. E quanto denunciano più volte i familiari di Scarantino, dopo l'avvio della collaborazione del Pissotto che si autoaccusa del furto della Fiat 126, esplosa in Via D'Amelio. La madre e la moglie del pentito raccontano di vere e proprie servizie psicologiche inflitte al Pissotto della Guadagna detenuto Pianosa. Ma le loro parole vengono interpretate come i soliti proclami lanciati pubblicamente dai familiari dei collaboratori, con l'obiettivo di sottrarsi alla vendetta trasversale di Cosa Nostra, o peso come manovre gestite dalla mafia per neutralizzare le accuse del pentito. Le denunce della moglie e della madre di Scarantino però sono minuziose e circostanziate. Le donne accusano i poliziotti di aver messo in piedi con Enzino un'autentica fabbrica di pentiti. Parlano di verbali studiati a memoria di riscontri sul territorio ottenuti grazie alle indicazioni degli agenti. Riferiscono di annotazioni scritte dagli inquirenti a margine degli interrogatori per istruire il teste su quanto avrebbe dovuto riferire in aula. Entriamo così nel cuore del depistaggio che secondo i PM di Caltanissetta, che oggi indagano sulla falsa pista Scarantino, sarebbe stato confezionato dai funzionari del gruppo Falcone Borsellino, che gestivano collaboratori, sia quando era un semplice detenuto sia dopo il pentimento, occupandosi direttamente di tutte le sue esigenze e secondo l'ipotesi investigativa condizionandone le deposizioni nelle varie fasi processuali. Lette a distanza di 18 anni alla luce della nuova indagine, quelle denunce delle donne di casa Scarantino anticipano dall'esterno le accuse gravissime mosse oggi dal PM contro i poliziotti che avrebbero manovrato il Pissotto a Pianosa nelle varie località segrete e che attualmente sono indagati come autori del depistaggio. Oggi i PM di Caltanissetta riesaminano l'evoluzione della collaborazione di Scarantino, caratterizzata tra il 95 e il 98 da un numero impressionante di ripensamenti, ritrattazioni e tentativi di costituzione in carcere. In quei tre anni, manifestando una profonda e continua sofferenza, Pissotto tenta più volte di uscire dal programma di protezione. Si presenta al portone di diverse carceri italiane, chiedendo di tornare in sede e tempesta
di esporsi istanze giudici e investigatori antimafia per abbandonare lo status di pentito. Rosalia Basile rivela che al telefono il marito le racconta che i poliziotti gli suggeriscono le parole per riempire i verbali e che i PM lo assecondano, pur sapendo che le sue erano tutte bugie, per tenere in piedi l'inchiesta. Le accuse della donna finiscono in una lettera indirizzata a Silvia Toto, la figlia di Enzo, il presentatore TV vittima di un clamoroso errore giudiziario. Paladina del garantismo. E sui giornali attraverso le parole di Tiziana Maiolo, deputato di Forza Italia. La moglie di Scarantino è ospite di Enzo Biase, nella trasmissione televisiva Il Fatto, dove rilascia le sue accuse. Nel processo intanto l'avvocato Paolo Petronio, difensore nel Borsellino 1 di Salvatore Profeta,